Non ho mai smesso di farmi questa domanda. Potrebbe ancora accaderci una cosa del genere nella Germania di oggi, così democratica e illuminata, in cui dedichiamo tanto tempo a parlare di nazismo e di Terzo Reich? Ci cascheremmo ancora? È una domanda così intrigante che ho voluto tentare di trovare una risposta. Questa domanda se l'è posta un giovane regista e sceneggiatore tedesco, Dennis Gansel, il quale, con l'aiuto di un altro sceneggiatore, Peter Thorvald, ha girato nel 2007 un film molto interessante che è attualmente nelle sale cinematografiche italiane. Il film è L'Onda, presentato al 26° Festival di Torino, ha suscitato un grandissimo interesse e anche molte riflessioni. Il film è ispirato ad un'opera narrativa che a sua volta ha tratto ispirazione da un'esperienza compiuta nel 1967 in una scuola media americana di Palo Alto in California da un insegnante. Che cosa succede nel film? In breve, durante una settimana di approfondimenti tematici, un professore di liceo, Rainer Wenger, propone ai suoi alunni di tenere un corso sull'autocrazia per riflettere sui modi in cui si instaura e si manifesta, si organizza un regime di carattere totalitario. È un insegnante molto apprezzato dai suoi alunni per i suoi modi anticonformistici, meno dai suoi colleghi, dai quali si sente penalizzato, un po' emarginato. Rainer sceglie per il suo seminario un approccio, diremmo, sperimentale, pragmatico, possiamo dire, non teorico. Inizia con i suoi studenti una sorta di gioco di ruolo, impone delle norme disciplinari molto rigide, ferree, instaura uno spirito di gruppo, induce alla competitività e annulla qualsiasi individualità. Il gruppo all'inizio appare perplesso, poi pian piano si fida del proprio insegnante e inizia ad essere coinvolto. Ben presto questo gruppo si trasforma in un vero e proprio movimento che si dà un nome, L'Onda appunto, sceglie un logo, crea una sorta di saluto gestuale e si impone una divisa, una camicia bianca con un paio di jeans. In pratica questo gruppo sta acquisendo una propria identità, va oltre quasi le aspettative dell'insegnante, che si sente anche molto, che è molto felice di questo, di come si sta realizzando questo suo progetto, ma alcuni alunni si oppongono, un'alunna soprattutto comincia ad intravedere un pericolo incombente. Accanto a tutto quanto questo, però, tuttavia, noi possiamo riscontrare un notevolissimo successo di questa iniziativa. Molti alunni del liceo abbandonano gli altri corsi per essere ammessi a questo corso del professor Rainer. Ben presto il gruppo diventa sempre più nutrito e sempre più elitario e autarchico e genera quasi inevitabilmente, possiamo dire, delle forme di aggressività che si realizzano in atti di teppismo, in aggressioni non solo verbali nei confronti di chi la pensa in maniera diversa. In pratica L'Onda è completamente sfuggita di mano al proprio demiurgo. La moglie del professore e alcuni alunni cercano di fermarlo fino a quando, durante una partita di pallanuoto con un liceo della città, si generano degli scontri molto violenti. Rainer a quel punto realizza il risultato del suo progetto, raduna il suo esercito, potremmo dire, dichiara concluso l'esperimento, inducendo i suoi alunni a riflettere sulla esperienza e sulle sue gravi conseguenze. Ma come si può ritornare ad una vita normale se L'Onda è entrata da movimento scolastico, possiamo dire, è entrata a far parte della vita di questi ragazzi? L'esperimento è pienamente riuscito, il gruppo è un gruppo ormai autarchico e rifiuta la decisione dell'insegnante e la vicenda sfocia in una tragica conclusione.
Il film di Gansel ha un notevole impatto, genera un notevole impatto emotivo e ha una forte carica espressiva, possiamo dire, e ha come finalità quella di indagare le dinamiche di un gruppo di adolescenti in modo, possiamo dire, estremamente critico, estremamente lucido e anche rispettoso, se vogliamo, con una grande rigore, con un grande rigore. Gli adolescenti sono presentati nella loro vita quotidiana, uno spaccato che avviene attraverso alcune storie individuali che si incrociano in questa storia collettiva dell'onda. Sono giovani immersi nella loro contemporaneità, nei miti e nei riti della loro contemporaneità, insoddisfatti, in continua dissidio con il mondo degli adulti, che è il grande sconfitto di questo film. La loro solitudine è una solitudine tremenda che si unisce ad un vago desiderio di cambiare le cose, di cambiare il mondo. È evidente che la ricerca è quella di trovare un adulto di riferimento, qualcosa in cui credere. Proprio il gruppo esercita per questo motivo una fortissima attrazione. Sembra essere in qualche modo il risultato, la risposta desiderata, permette di condividere, di vincere la solitudine e di condividere un'esperienza unica. Diciamo che il modo in cui Gansel racconta queste vicende, come dicevo precedentemente, è un modo molto, molto corretto. Si tiene lontano sia da atteggiamenti di carattere paternalistico e moralistico, sia nello stesso tempo a quelle strizzate d'occhio indulgenti e giovanilistiche di tanti film sugli adolescenti. Interessante è inoltre una ricerca che ha operato intorno alla comunicazione, sulla comunicazione degli adolescenti, che sono presentati, possiamo dire, attraverso un loro linguaggio, un linguaggio settario, qualche volta criptico, costituito anche da una forte carica di gestualità. L'altro elemento forte del film è sicuramente la musica scelta e la musica rock che accompagna tutte quante le vicende e che avvicina sia l'insegnante che i suoi alunni. Ha questa forza travolgente, possiamo dire, che accompagna tutta quanta la vicenda. Infine, uno spazio notevole è anche dato al web, alla comunicazione telematica, che in qualche modo tenta di annullare le distanze e di essere uno strumento di aggregazione. Questo film è molto interessante, si può vedere perché costituisce, permette una discussione, una riflessione. Potremmo avvicinarlo in qualche modo, fatte le debite differenze, ad un film che diversi anni fa ha suscitato ha avuto un grande impatto sul pubblico. Faccio riferimento all'Attimo fuggente di Peter Weir, in cui si indagava questo rapporto tra un insegnante, il professor Keating, e i suoi alunni, e che si concludeva sempre in maniera tragica. Altro elemento interessante è notare come questo film sia l'espressione di una cinematografia tedesca sempre più vivace, che propone, possiamo dire, che ha delle proposte molto interessanti. Basti citare, per esempio, per escludendo tante altre cose, ma alcuni film quali, per esempio, Goodbye Lenin di qualche anno fa, o i recenti 4 minuti e Le vite degli altri. Il cinema tedesco in questo momento è un cinema in grado di qualità, perché è in grado di indagare il proprio passato e di analizzare il proprio presente.